Scientificast, il podcast preferito dai vacanzieri, puntata numero 214. Benvenuti alla Scientificast puntata numero 214. Io sono Paolo Bianchi. E io sono Giorgio Garlaschelli. Ciao a tutti. Bella Giorgio. A noi l'ingrato compito di portare avanti la puntata 214 con le finestre chiuse, sempre quello un must ormai d'estate. Ho la testa che mi scoppia i sali bassissimi, diciamo i sali minerali che sono praticamente allo stremo, ma ce la faremo a portare avanti anche questa puntata, dico bene Giorgio? Certo, la nostra condizione naturale dell'estate con i sali sì, veramente al limite. Essere chiusi praticamente in una stanza a registrare Scientificast, quindi pensateci prima di dire ma fate ferie ad agosto. Sì, facciamo ferie, non vedo l'ora, parto lunedì anch'io. Ma abbiamo sì, dimmi. No, dico anch'io parto lunedì, quindi prima di concludere volevo salutare tutti quanti. Esatto, praticamente partiamo il giorno in cui esce il podcast, quindi se c'è qualcosa che non fa sono cavoli di Simone e di chi resta a lavorare, giusto così. Giusto così, anche questa settimana abbiamo selezionato un bel po' di argomenti interessanti. Tu Giorgio hai collezionato un paio di informazioni belle belle sul lantanio, dato che qualcuno chiedeva in chat cosa struse su questo metallo di transizione, anzi un lantanide, scusa, il primo del lantanidi. Silvia Cuna ha realizzato un servizio su un film che uscirà a Netflix a breve, su Netflix a breve, che è The Most Unknown. Io ho intervistato invece Jacopo Pasotti sui pericoli della montagna, dato che molti di voi partiranno per le ferie a breve, giusto per portare un po' d'allegria. No, sto scherzando ovviamente, però come abbiamo parlato dei pericoli del mare, direi che possiamo parlare anche dei pericoli di chi va in montagna, e direi di iniziare da questo, no Giorgio? Sì, iniziamo a portare ancora un po' di ansia, siccome l'altra volta l'abbiamo fatto per chi va al mare, ne abbiamo anche per voi montanari. Esatto, e l'abbiamo fatto anche un paio di volte con Giuliano, che ogni due per tre tira fuori qualche argomento, le alghe killer, i sommozzatori, la pressione. E allora, perché non i montanari, abbiamo pensato, e per questo abbiamo intervistato Jacopo Pasotti. Oggi ospite di Scientificast Jacopo Pasotti, giornalista, scrittore, fotografo, viaggiatore, chi più ne ha più ne metta, grande appassionato di ambiente di montagna, suoi libri pubblicati per Codice, La scienza in vetta e La scienza in valigia, e ovviamente il tema potete già intuirlo. Ciao Jacopo. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ho detto viaggiatore non a caso, sei appena tornato dal Bangladesh e hai accettato il nostro invito nonostante un jet lag assassino. Probabilmente sì, è stato un altro di quei viaggioni che poi la parte più stancante spesso è proprio il transfer in aereo, devo dire. Poi quando sì, sono lì durante questi viaggi è un'esperienza che è così intensa che insomma è comunque costruttiva e piacevole, l'adrenalina a mille. Ma cosa sei andato a fare in Bangladesh, preciso, se puoi parlarne ovviamente, perché ho visto le foto? Beh, si tratta di un lavoro abbastanza grosso con un videomaker di Londra per una grant della Bill and Melinda Gates Foundation per il reporting sullo sviluppo, su temi di sviluppo, e in questo caso mi sto occupando di
adattamento di comunità agricole al cambiamento climatico, adattamento che sta avvenendo oppure che viceversa non sta avvenendo, però insomma il clima lì, il cambiamento climatico sta già dando una grossa impronta insomma su come sta cambiando l'ambiente, e quindi quello che volevamo esplorare è se e come eventualmente alcune comunità si stanno adattando a questo cambiamento, e ci sono evidenze che alcune comunità non si arrendono immediatamente ai cambiamenti ambientali, anzi sviluppano delle soluzioni che saranno poi più o meno efficaci per cercare di adattarsi ai cambiamenti ambientali, ma ovviamente che non vengono mai da soli, cioè a sociali, economici e tutto quanto. Chiaro, l'uomo si adatta. Dov'è che lo vedremo questo documentario? Il documentario appunto sarà in forma di video e sarà su alcuni media in Europa. Per il momento abbiamo accordi con Channel 4 in Inghilterra, okay, e il Deutsche Welle in Germania, ma io ovviamente conto anche di presentarlo in qualche media italiano in forma di testo, foto e o video. Chiaro. Ok, tienici aggiornati. Ad ogni modo, nell'introduzione ho detto che hai scritto un libro, La scienza in vetta, che io ho comprato, letto e anche regalato, quindi bravissimo. Sono ogni tanto vado a fare trekking, quindi la montagna non è esattamente fuori dalla mia esperienza. Ad ogni modo, con te oggi vogliamo parlare principalmente di montagna. Recentemente, 2 o 3 puntate fa, abbiamo parlato di mare, ne parliamo ogni anno, e quest'anno in particolare abbiamo parlato dei pericoli insiti nell'attività subacquea, però anche la montagna non è esente da pericoli, dico bene Jacopo? Sì, assolutamente, dici benissimo, certo. Prima dell'intervista ti avevo chiesto di selezionare 2 o 3 pericoli che secondo te, diciamo, erano assolutamente, come si dice, magari quelli assimilabili a quelli che la gente magari non considera in particolare. Ad esempio, ho fatto l'esempio dell'affaticamento, della mancanza d'ossigeno. Magari sull'affaticamento diciamo due parole. Ma l'affaticamento è un tema, uno di quei temi come il mal di pancia, no? Che è il primo sintomo di qualcosa che spesso mette in imbarazzo il dottore. Uno va dal dottore con il mal di pancia e prima che il dottore capisca veramente che cos'è la causa, deve in realtà porre molte altre domande, capire il contesto della persona, la sua storia recente, fare altre analisi, eccetera. È un segnale. È un segnale. L'affaticamento è uno di quei pericoli che, quando si parla dei pericoli di montagna, rientra nei pericoli soggettivi, ovvero quelli che dipendono sostanzialmente da te, mentre invece pericoli oggettivi sono quelli che hanno una forte componente esterna, se non del tutto esterna. Penso per esempio a un crollo, a una caduta di sassi mentre uno si trova sotto una parete. Alle volte c'è poco da fare, delle capre di montagna passano sopra di te, tu non te ne rendi conto e possono scaricare sassi, e questo può essere pericoloso. Questo sarebbe un pericolo più oggettivo. L'affaticamento appunto rientra nei pericoli di tipo soggettivo, ovvero dipendono da te, dalla tua preparazione, dal tuo stato fisico, dal tuo stato psicologico e da appunto tanti fattori che spesso concorrono a metterti in uno stato di pericolo. Alle volte ci sono degli atleti veri e propri, io mi ricordo ho fatto una gita al Grand Canyon e mettevano in guardia proprio dal fatto che anche in qualche modo persone preparatissime da un punto di vista atletico sottovalutavano diciamo l'affaticamento derivante dal diciamo discendere nel canyon e risalire in una giornata singola, certo, rimanendoci in qualche modo. Certo, l'affaticamento è appunto uno di quei classici pericoli che si tende a sottostimare. Questo succede spesso alle persone, è interessante perché succede spesso o alle persone
con poca esperienza, proprio perché avendo poca esperienza magari non sono in grado di valutare il proprio stato, sia fisico che psicologico e tutto quanto, che la preparazione necessaria magari per compiere un trekking o una passeggiata in montagna, succede pure talvolta a quelli con grande esperienza, con enorme esperienza, proprio perché invece loro cercano magari di superare il proprio limite, e anche di affaticamento, e quindi si pongono in una zona di pericolo, si mettono in una zona di pericolo. È interessante che proprio studi, adesso io qua non ne ho la mano ma ne ho visti diversi, dimostrano che c'è tutto invece un'area centrale, che sono le persone che hanno una certa esperienza, una abbastanza preparazione fisica, sono quelli che sono più idonei ad affrontare alcuni pericoli di montagna, perché non si spingono oltre un certo limite e viceversa conoscono i propri limiti inferiori. La prudenza in qualche modo è quella che li salva. Sì, ovviamente la nonna parlerebbe di prudenza semplicemente, in maniera molto semplice, sì. Perfetto. Allora, la montagna comunque, l'affaticamento non è l'unico dei pericoli. Ne parliamo magari di un altro paio, così, che hai selezionato dalla tua esperienza, magari qualcosa che non ti aspetti. Guarda, ce ne sono tantissimi. Tantissimi, alcuni più pericolosi, altri meno. Guarda, uno che mi è venuto in mente è il gelo. Ne parlo appunto nel libro, come difendersi dal gelo, perché questo è spesso sottovalutato, cioè dal raffreddamento. Ora, non voglio dire che il raffreddamento sia sempre, insomma, non è come una caduta in montagna. Una caduta in montagna, no, ci sono buone probabilità che sia la prima e l'unica che nella vita di una persona. Sì, esatto, nel senso che ti finisce la vita. Ti finisce la vita, sì. Con il gelo non è detto, anzi, può causare danni molto prima di causare il decesso, insomma. Però è uno di quei pericoli abbastanza insidiosi, perché come con l'affaticamento spesso è troppo tardi quando uno si rende conto di stare riducendo la temperatura del proprio corpo o di una parte del proprio corpo. E quindi è un altro caso in cui bisogna essere molto prudenti e prevenire, avere sempre magari un eccesso di indumenti che ti possano difendere dal gelo. Anche se si va in montagna e le previsioni sono di una bella giornata di sole, vabbè che oggi le previsioni sono molto più attendibili di 10-20 anni fa, ma comunque non è mai escluso, da escludere, che ci sia un rapido cambiamento di temperature, per cui è meglio avere qualcosa di più. Chiaro, anche qui quindi un discorso in qualche modo di attrezzatura, di essere attrezzati. Ma ti chiedo una cosa, quando parli di gelo, parliamo di un pericolo che c'è solo, diciamo, in alta montagna, quindi è qualcosa che riguarda solo gli escursionisti, quelli più estremi, quelli che vanno sui ghiacciai, o è qualcosa che anche il semplice trekker deve tenere in considerazione, a tuo avviso? Beh, no, effettivamente temperature, gelo significa trovarsi a temperature sotto lo zero termico. Già prima il nostro corpo in realtà non è adattato per passare un troppo lungo periodo indifeso. Adesso qua butterò temperature che un medico potrebbe trovare non corrette, però insomma sotto i 10 gradi già il nostro corpo è già sottoposto a uno sforzo sopra quello per cui siamo in un certo senso disegnati, siamo ingegnerizzati, non so. Però per cui direi sì, effettivamente quando ci si spinge sopra la linea della foresta, sopra la linea dei 2000 metri, 2500 metri, c'è da dire una cosa però, molto pochissimi sanno, se non hanno un'esperienza di montagna insomma già buona, conoscono l'effetto, quello che si chiama il wind chill, un vento abbastanza sostenuto, abbastanza forte, può
può essere percepito dal nostro corpo come un abbassamento di meno 10 gradi, meno 15, fino a meno 15 gradi, se è un vento molto forte, anche fresco, rispetto alla temperatura che segnala il termometro che si legge nelle previsioni del tempo. Ovvero, se la temperatura dell'aria in quel posto in cui ti trovi è data di 10 gradi centigradi sopra lo zero, ma c'è un vento forte, fresco, il tuo corpo lo percepisce come se fosse a meno 5. Adesso chiaro. E quindi questa è una condizione di gelo, insomma, ti potrebbe proprio raffreddare a livelli maggiori di quello che tu ti aspetti come escursionista. Questo può essere pericoloso. Chiaro. Anche questo del gelo, comunque, è un discorso che si rifà al fatto di essere attrezzati, di non sottovalutare ciò che si porta nello zaino. Lo zaino è pesante, però c'è un motivo. Insomma, se si porta qualche indumento in più, male non fa. Questo è il succo, credo, almeno per l'escursionista base. Poi è chiaro che immagino che se vai a visitare dei ghiacciai devi essere ancora più attrezzato, ancora più prudente. Va bene. Altri pericoli, vabbè, si sa della, questo riguarda specialmente, immagino, gli escursionisti, quelli estremi, la mancanza d'ossigeno. Beh sì, più si sale, meno più rarefatta è l'aria. Rarefatta, in poche parole, significa che l'ossigeno diminuisce molto rapidamente con salendo di altezza, fino credo che intorno ai 4000 metri, adesso io qua dovrei andarmi a vedere il dato, però intorno ai 4000 metri già la concentrazione di ossigeno si è già ridotta a 70% o meno rispetto a quella che c'è a fondo valle, all'altitudine del livello marino. Insomma, quindi è un 30% di ossigeno in meno che viene respirato ogni volta, e noi potremmo non accorgercene immediatamente, ma questo pone il nostro corpo sotto un grossissimo stress, che tra l'altro poi potrebbe indurci un affaticamento, e ci riporta al capitolo prima, un affaticamento inaspettato secondo quello che sarebbe la nostra aspettativa di noi stessi. No? E questo ti può poi portare ad avere a metterti in un rischio che non avevi previsto. Parlano di mal di montagna anche però al di sopra dei 2500 metri, se non erro, cioè alcuni soggetti possono già sentire questa mancanza di questa ipossia già a quelle altitudini. Corretto. Certo, credo questo per persone di una certa età o particolarmente sensibili sopra i 2000 metri già potrebbe essere, come dire, un problema. Un individuo giovane con un buon stato di allenamento intorno fino ai 3000 metri non dovrebbe accusare insomma un grosso, diciamo, affaticamento dovuto a mancanza di ossigeno, di ossigenazione nel sangue. Sicuramente i problemi iniziano praticamente per tutti dai 3000-3500 in poi. Lì anche una persona allenata e tutto quanto inizia a sentire assolutamente proprio, inizia ad avere una respirazione molto velocizzata e il corpo ne risente senz'altro. Quindi è una questione di allenamento, ma a certa altitudine insomma l'allenamento fa anche poco. Fa però viene comunque sentita insomma questa sentita. Chiaro. Allora, Jacopo, ti ringrazio per questa bella chiacchierata. Speriamo che anche i nostri ascoltatori l'abbiano apprezzata e facciano tesoro dei consigli comunque che hai dato di non sottovalutare la montagna. Abbiamo parlato di 2 o 3 pericoli. Concludo con il tuo sito www.jacopopasotti.com e ringraziandoti poi insomma per essere intervenuto a Scientificast. A presto. Grazie a te, buona giornata, arrivederci, grazie a tutti. Veniamo alle domande, le vostre bellissime domande che ponete sul nostro canale Telegram. Se non siete ancora della cumpa, mi raccomando, fate un salto, trovate il link un po' di qua, un po' di là, fin quando Simone non si decide di mettere il gruppo pubblico, nonostante i sex bot ogni tanto buttano dentro qualche... Che comunque possono essere utili, cioè...
non vedo perché sì. discriminare così. Giusto, hanno la loro utilità in qualche modo i sexbot. Ad ogni modo, finché Simone non si decide a fare il gruppo pubblico, trovate il link un po' di qua, un po' di là. Comunque si raccontano tante cose e la gente chiede dei lantanidi. Ma com'è nata sta cosa? Io me l'ho perso un po'. In realtà, sai che non me lo ricordo. In realtà, il nostro gruppo di Telegram è molto utile per fare le domande a noi, ma cioè, secondo me anche agli altri, perché comunque è, diciamo, abitato da gente che ne sa un sacco, forse anche, cioè, molti ne sanno più di me di qualunque cosa, penso, e, e quindi è una bella occasione anche per fare domande, poi magari qualcuno risponde, se non risponde nessuno provvediamo noi ed approfondire. Esatto, ed approfondire, chiaro. E quindi tu hai approfondito la questione dei lantanidi. No, che dell'antanio. Sono tra gli elementi più dell'antanio, un elemento trascuratissimo, tra l'altro, penso si nomini un paio di volte in tutto il corso di laurea in chimica, probabilmente. Sì, sta lì in fondo alla tavola, cioè in realtà l'hanno messo sotto perché sennò veniva troppo brutta da vedere, poi è stato un po' emarginato. Esatto, è un elemento emarginato, l'antanio. Il buon venerabile Tragedia, uno sì. appunto dei nostri abitanti della chat, chiedeva letteralmente come si compra l'antanio. Allora, sul come si compra, beh, penso come in qualunque caso, scambiando un bene che si reputi entrambi di egual valore. Di solito funziona così una compravendita. Soldi, di solito. Sì, esatto. Comunque probabilmente il manuale, c'è il catalogo della Sigma Oltre, c'è qualcosa, insomma, i chimici hanno accesso a sali probabilmente dell'antanio, composti organici di coordinazione, chi più ne ha più ne metta. Sì, 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 però mi piaceva dargli una risposta precisa, allora sono andato a vedere sì. e... ce l'avevo qua ovviamente, adesso non ce l'ho più. Il prezzo a maggio dell'antanio si aggirava intorno ai 6 dollari per chilo. Ma neanche tanto. No, esatto, per l'antanio metallico puro al 99% e per l'ossido intorno ai 3,7. Poi ho scoperto una cosa che ho un po' paura a dirlo perché riguarda un ambito che può provocare molti danni, cioè il collettivo. Vabbè, tanto ho parlato di esplosivi la puntata scorsa, cosa vuoi che sia? No, infatti, però più pericoloso di esplosivi c'è secondo me il collezionismo, perché... esatto, sono d'accordo. Perché poi la gente fa le peggio follie, secondo me. Io in primis ammetto quando mi intrippo con qualcosa. E a Ciao, quanto pare... Ciao, poltrona da 180 euro che mi stai salutando al pavimento. Sì, dicevamo, scusa. Esatto. Praticamente ci sono questi siti dove vendono... gli elementi da collezione, cioè ti regalano okay. ti puoi comprare una fialetta di lantanio puro al 99% per circa 5 euro, vabbè, in questo caso, e ho guardato e ci sono quasi tutti gli elementi a parte quelli ovvi, tipo il plutonio. Perché vuoi che non andavo a vedere se c'era il plutonio? Sì, ma qualcuno se lo tiene anche in casa, magari nelle scatole piombate o qualcosa. Il punto è se ti vengono a prendere. C'era la storia di quel famoso. Magari un giorno mi metto lì a raccontarla. Dell'uomo che ha provato a fare un reattore nucleare al plutonio In casa, sì. Non la conosco, vabbè, ce la racconterai. Sempre lì che potrebbe essere sempre interessante. È sempre bellissima, sì. Nell'ambiente è il sogno di tutti, ma nessuno... Lui ha avuto il coraggio di farlo. E niente, quindi... Però potete trovare l'uranio, che vabbè, l'uranio impoverito, costa un po', però... Quello potete trovare. Niente. Cioè, c'è veramente gente che si compra tutti gli elementi e se li sì, mette su una sì, scaffale? Sì, sì. Cioè, adesso penso ci siano vari siti, ma ho davanti il sito, c'è gente esattamente che ha fatto quello. Ci sono gli scaffali, ovviamente, a forma di tavola periodica, e la gente ha lì i vari elementi nella posizione corretta. Bellissimo. Nuove frontiere di malattia mentale. Sì. Science Podcast. Benissimo, perfetto. Non abbiamo responsabilità su quello che farete dei vostri soldi in questo caso.
se la vostra moglie vede 5 kg di lantagna in casa, ditele: ma l'ho pagato solo 30 euro. Magari. Esatto. Così. Non so bene cosa ci fate con 5 kg di lantagna. So che usate in elettronica, sicuramente. Nelle lenti, se non sbaglio. Adesso ho guardato un po' in giro, ho visto che nelle lenti, per molti, per la miopia. Adesso non ho approfondito quello, ma a quanto pare per le lenti dei miopi. E, sto indossando del lantagno, quindi fantastico. Può essere, soprattutto se è particolarmente forte, da quello che ho capito. Ah, ok. E, che io sappia, per i miei studi è usato nei cristalli degli scintillatori, quelli praticamente arriva la radiazione gamma e hai un cristallo, in questo caso di cloruro, di bromuro, di lantanio, e interagisce, la radiazione interagisce con il cristallo e viene emessa della luce, da cui poi si può dedurre l'energia della radiazione. Vabbè, adesso non era quello la domanda. E niente, quindi si può tranquillamente comprare lantanio. Al 99% sarà il buon lantanio 139, l'isotopo che è stabile, però c'è una piccola probabilità, tra l'altro, di trovare il 138, che è particolarmente bello, perché sebbene ce ne sia pochissimo, si suppone sia stato formato durante l'esplosione di una supernova, perché i neutrini hanno interagito con la parte esterna dei nuclei che rivestono il core della stella mentre esplode, che è un processo, si chiama nu, la lettera greca, non so se come la chiamate, nuoni, il processo nu, che consiste nel neutrino, che è una cosa molto, diciamo, che mi ha stupito, perché i neutrini tutti dicono non interagisce mai con nulla, e invece quando interagiscono fanno questa gran figata di avere l'evaporazione di un neutrone, in questo caso a partire dal 139, quindi si ha il lantanio 138, molto bello. No, sapevo. Qualcosa potrebbe esserci di lantanio 140, che però è solo un prodotto di fissione del plutonio e dell'uranio 235. Quindi è difficile che ci sia nel minerale, diciamo. No? Sì, diciamo che allora, brevemente, come funziona? Quando si ha la fissione si forma il famoso neutrone o neutroni, che poi faranno la reazione a catena, ma anche degli altri atomi, degli altri nuclei di altri atomi, e non si ha sempre lo stesso tipo di nucleo per ogni fissione, ma si ha una curva di probabilità che per l'uranio 235 e il plutonio hanno due picchi, uno di quelli comprende gli isotopi dell'uranio, degli isotopi dell'antanio, sostanzialmente il 139 e il 140, anche con bella probabilità, perché se non sbaglio bene ho usato il 140 anche poi per la rilevazione degli incidenti e così, perché dura un giorno e mezzo, quindi, ho capito, sì. Quindi sì, abbastanza elevato. Sì, però probabilmente se il buon venerabile tragedia se lo compra sarà banalissimo 139 di origine terrestre, diciamo. Guarda, ti sta bene se ti arriva la Digos in casa comunque a fare queste domande, venerabile tragedia, sappilo. Comunque, benissimo, penso che abbiamo detto abbastanza su questo minerale. So che è usato anche in qualche catalizzatore a livello industriale, qualcuno me l'ha detto in stabilimento da me, quindi vabbè. Sì, gli elettrodi per saldature anche. Pensavo fosse molto più inutile, onestamente. E invece... No, è solo bistrattato, secondo me. È solo bistrattato il lantaggio, benissimo. Allora, io non sono il tipo da barzellette, però sai che c'è questa incombenza che se non la facciamo... Lo so, quindi... qualcuno doveva farla e l'hai fatto, e l'ho fatto io. Bene, sì. È una storia che mi hanno raccontato, si dice sia vera, e visto i soggetti potrei crederci, perché si parla di tre statistici.
Sono okay. tre statistici che purtroppo hanno la passione della caccia e vanno nei boschi e vedono un cervo, no? Allora il primo carica, spara e spara un metro più in alto. Porca miseria. Allora il secondo fa, ci penso io, prende, carica, spara e spara più un metro più in basso. Poi si guardano tutti e tre, il terzo fa, ma l'abbiamo preso. Esatto. Mi sa che l'avevamo già detta questa cosa, sempre, non lo so, però è sempre bella, però è sempre bella. Ma perché parla male dei matematici, io sono sempre contento. Quando... Sì, poi statistici, matematici. Dopo gli odontoiatri sono la classe, diciamo, che ci sta più simpatica sicuramente. Bene, 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 proseguiamo in questa puntata con un'intervista realizzata da Silvia Cunaballero a Davide D'Angelo, ricercatore dell'Università di Milano presso i laboratori Gran Sasso. Durante l'intervista si parla anche di un film documentario che dovrebbe uscire ad agosto su Netflix, che è intitolato The Most Unknown. Quindi un film ad argomento scientifico. Sentiamo i dettagli nell'intervista che ha realizzato appunto Silvia. Salve a tutti, buongiorno, siamo qui presso i laboratori nazionali del Gran Sasso e abbiamo con noi Davide D'Angelo, ricercatore di Milano Statale, che lavora qui da quanti anni? 18. E che ci racconterà gli ultimi sviluppi degli esperimenti che riguardano la materia oscura che si svolgono qua presso i laboratori del Gran Sasso. Quali sono, diciamo, gli esperimenti più o meno, se ci puoi fare una panoramica di cosa cercano, di cos'è la materia oscura, perché ci interessa e come l'abbiamo cercata finora? Sì, buongiorno. Dunque, sappiamo, o quantomeno ipotizziamo, che la nostra galassia sia immersa in un alone di particelle di cui non conosciamo ancora la natura, e quindi che noi ci stiamo muovendo per via del moto del sistema solare all'interno della galassia, all'interno di questo mare di particelle. Quindi uno dei filoni di ricerca che sono tra i più attivi qui al Gran Sasso è la ricerca diretta di materia oscura, ovvero sia la ricerca dell'interazione di queste particelle su un rivelatore posizionato nelle sale sperimentali sotterranee per avere delle condizioni di fondo particolarmente favorevoli, perché la montagna filtra la radiazione cosmica, quindi c'è il cosiddetto silenzio cosmico, quindi i rivelatori che cercano un segnale molto debole come questi vanno fatti in ambienti sotterranei, così come anche i rivelatori di neutrini. Quindi dicevo, immaginiamo quindi che il nostro rivelatore si muova all'interno di questo mare di particelle di cui è permeata la galassia, quindi noi cerchiamo quelle rarissime interazioni della materia oscura con i nuclei bersaglio che costituiscono il nostro rivelatore. Qual è la difficoltà nel trovare queste interazioni? La difficoltà è che la probabilità di interazione di queste particelle è molto molto bassa, quindi la maggior parte attraversano la materia ordinaria senza effettivamente interagire. Difficoltà simile a quella dei neutrini. L'altra difficoltà è che il rilascio di energia è molto piccolo, quindi stiamo parlando di un rilascio di energia molto debole, quindi avviene in rivelatori che devono essere particolarmente liberi da fondo, dove per qualsiasi radioattività comune dei materiali costituisce un fondo assolutamente eccessivo. Quindi si costruiscono dei rivelatori che sia per il materiale bersaglio sia per tutto ciò che li circonda, quindi le strutture di supporto, le schermature, i sensori, devono essere fatti con materiali estremamente più radiopuri di quelli della materia ordinaria. Radiopuri, che vuol dire il contrario di radioattivi, cioè non radioattivi. Esattamente, molto meno radioattivi degli oggetti con cui abbiamo a che fare tutti i giorni. Al laboratorio ci sono tanti esperimenti che fanno ricerca diretta di materia oscura, e si possono inquadrare in tre filoni principali, anzi quattro filoni di ricerca principali. Sono rivelatori che puntano ad essere molto grandi e quindi andare a cercare pochissimi eventi e interazioni molto deboli, nel caso la probabilità di interazione sia ancora più piccola di quella che era stata prevista dai modelli finora. Questi sono esperimenti come Xenon One Ton, come Darkside, che sta progettando un esperimento di 20 tonnellate, il primo
primo che ho nominato con lo xenon liquido, il secondo con l'argon liquido, questi puntano ad essere sempre più grandi per avere una sensibilità sempre maggiore. Poi ci sono altri esperimenti che invece, come CREST, che sono leader in un altro settore, cioè cercano di avere una soglia energetica la più piccola possibile, quindi sono dei cristalli volumetrici molto freddi in cui una piccola interazione di materia oscura genererebbe un flebile innalzamento della temperatura che viene registrato. Lavorano a pochi millikelvin, pochi millesimi di grado sopra lo zero assoluto, e questi sono leader nel settore, diciamo, della ricerca di WIMP più leggere. WIMP è il termine generico con cui vengono chiamate le particelle di materia oscura di cui non conosciamo ancora la natura, diciamo quelle che ci aspettiamo di trovare, le WIMP, quelle che ci aspettiamo, diciamo il modello più comune. Poi ci sono anche gli assioni, ci sono altri possibili candidati a materia oscura, però diciamo la famiglia di possibili candidati a materia oscura, quella che deriva dalle teorie supersimmetriche che erano molto popolari fino a pochi anni fa, oggi pelo di meno, sono cosiddette WIMPs, che sta per Weakly Interactive Massive Particle, e possono avere, a seconda dei modelli, delle masse diverse. Quindi mentre i rivelatori con i gas nobili liquefatti hanno una sensibilità masse delle WIMP di sopra di alcune decine di giga elettron volt è l'unità di misura con cui si misura la massa delle particelle, un'altra categoria di rivelatori, cioè quelli bolometrici come CREST, sono sensibili a masse più piccole, diciamo dell'ordine del giga elettron volt. Poi c'è una terza necessità che la comunità della ricerca diretta di materia oscura deve affrontare, che è quella di risolvere l'evidenza del segnale di Dama. Dama è un esperimento qui al Gran Sasso che è in funzione da 20 anni. Dama, che sta proprio per Dark Matter. Dama è l'acronimo di Dark Matter, è uno degli acronimi più semplici, sono acronimi più complessi, però è anche la sua bellezza. In realtà l'esperimento completo si chiama Dama Libra nella configurazione attuale. Dama è un termine più generico che comprende anche esperimenti passati, che da 20 anni circa afferma di aver osservato un segnale compatibile con l'interazione di materia oscura. Questo segnale poi può essere interpretato in diversi modelli, cioè nel modello più semplice, in cui si fanno diverse assunzioni sia sulla natura del candidato dark matter, sia nel modo in cui questo interagisce con la materia, sia nell'alone, quindi nella distribuzione della materia oscura in questo alone concentrico con la nostra galassia di cui parlavo inizialmente, quindi assunzioni di tipo astrofisico, di tipo di fisica particellare. Quindi in questo modello più semplice questo risultato è in conflitto con la non osservazione da parte di altri esperimenti, come per esempio Xenon, di cui parlavo prima, no? Cioè, se queste ipotesi del modello fossero corrette, l'avrebbero già osservato anche altri esperimenti. Se questo risultato fosse dovuto a materia oscura, cosa che è appunto possibile, dobbiamo verificarlo, e l'interpretazione fosse quella, gli altri esperimenti dovrebbero aver visto un segnale molto forte, che invece non hanno visto. E quindi cosa si sta facendo per risolvere questo nodo? Bisogna verificare nuovamente questo risultato utilizzando lo stesso materiale bersaglio utilizzato da Dama, che sono dei cristalli scintillanti di ioduro di sodio. Quindi, mentre tutti gli altri esperimenti utilizzano un materiale bersaglio diverso, è possibile ipotizzare dei modelli in cui i risultati non sono effettivamente in contrasto. Quindi l'unico modo per verificare il risultato di Dama in maniera indipendente da qualsiasi modello teorico è di fare nuovamente una misura con lo ioduro di sodio indipendente da quella di Dama. E quello che vogliamo fare con l'esperimento Saber è appunto questo. Questa cosa non è stata possibile per molti anni, perché la difficoltà di fare questa misura sta nella purezza del cristallo, che deve essere estremamente radiopuro, perché qualsiasi impurezza, soprattutto in termini di potassio, che è uno dei contaminanti, gli isotopi che vivono a lungo e che contaminano un po' tutti i materiali, che è un fondo pericoloso per questo tipo di esperimento, devono essere ridotti ad un livello estremamente basso. Attenzione, perché pericoloso, diciamo, vuol dire semplicemente che rischia di compromettere la validità dei risultati dell'esperimento. Assolutamente, stiamo parlando di radioattività molto molto inferiori a quelle di una banana, di un corpo umano, ecco. Cioè noi abbiamo molta più radioattività di questi cristalli nel nostro corpo, okay. Proprio per come sono fatti. Quindi stiamo parlando di pericolosità nel senso che può inficiare la sensibilità del rivelatore alla misura che vogliamo fare. Dama riuscì a fare dei cristalli estremamente radiopuri negli anni 90 con una ditta che non ha più lavorato
lavorato su questa linea di produzione, quindi per molti anni nessuno è più riuscito a replicare questo, questo risultato tecnologico. Se non che qualche anno fa abbiamo ottenuto un prodotto, una polvere di partenza per la crescita di questi cristalli, di nuovo molto radiopura, dopo uno sviluppo di molti anni, e adesso con diversi crescitori negli Stati Uniti, in Cina, si è cercato di ottenere di nuovo dei cristalli, così siamo vicini ad ottenere dei cristalli anche migliori di quelli da Malibra. L'abbiamo già ottenuto su una scala un po' più piccola, stiamo cercando di arrivare alla dimensione finale di questi cristalli, che è quella da 5 a 10 kg circa. Ok, piccola. Rivai. E come funziona, cioè come è fatto l'esperimento Saber? Dunque, l'esperimento Saber utilizza appunto di nuovo cristalli scintillanti di ioduro di sodio, a cui sono accoppiati dei tubi fotomoltiplicatori, sono dei sensori di luce che rilevano questi piccolissimi lampi di luce emessi dal materiale scintillante e lo trasformano in un segnale elettrico, quindi siamo fotomoltiplicatori perché da un singolo fotone tirano fuori una cascata di elettroni visibile in una catena elettronica. Quindi per ogni cristallo ci sono due sono cilindrici questi cristalli con due fotomoltiplicatori larghi 7-8 cm in diametro che vedono la luce agli estremi del cristallo. Quindi questo modulo, la differenza rispetto ad AMA e rispetto ad alcuni dei nostri concorrenti è che viene inserito in un volume di scintillatore liquido, quindi in un volume attivo che ci permette di rigettare molti eventi come fondo grazie al fatto che rilasciano in maniera concomitante dell'energia anche nel volume esterno. Quindi siete in grado di distinguere quello che è segnale e quello che è invece rumore. Esattamente, quindi possiamo ridurre il rumore rigettando gli eventi in coincidenza col volume esterno, e questo ci dovrebbe permettere un livello complessivo di fondo migliore di quello di Dama di un fattore 5 secondo le nostre simulazioni. Siamo in attesa del primo cristallo che è stato cresciuto di recente dall'Università di Princeton con una ditta di Boston, e sembra molto bello dalle foto che ho visto, lo attendiamo nel giro di qualche settimana. Nel corso dell'autunno completeremo la fase dell'esperimento attuale, che è la cosiddetta fase proof of principle, in cui noi dimostriamo che il design dell'esperimento è effettivamente funzionale e che il cristallo ha la radiopurezza necessaria. E quando è previsto l'inizio della presa dati? È previsto per ottobre in questo momento. Senti, cambiando argomento, so che tu hai partecipato a un film che si chiama The Most Unknown, ce ne vuoi parlare di cosa tratta e come possiamo vederlo? Sì, molto volentieri, perché effettivamente è un progetto in cui mi sono trovato un po' per caso e che mi è piaciuto veramente molto. È un film documentario prodotto dalla Simons Foundation, che è una fondazione americana che finanzia ricerca di base nel Nord America, e da Motherboard New York, diretto da Ian Cheney, che è un giovane regista americano di documentari sempre più scientifici. Se guarda un po' la sua filmografia, si orienta sempre di più verso queste cose. E qui hanno avuto un'idea veramente brillante, cioè hanno preso 9 ricercatori in 9 laboratori distribuiti nel mondo e li hanno portati in un giro a catena, uno nel laboratorio di un altro e così via, unendoli diciamo in un'ipotetica catena, e io sono uno dei 9, il secondo della catena per l'esattezza. Quindi abbiamo girato qui al Gran Sasso nel giugno dell'anno scorso, sono venuti qui con una microbiologa della Penn State University, Jen McLady, che normalmente lavora alle grotte di Frassassi, quindi hanno girato prima alle grotte di Frassassi il primo segmento e poi sono venuti con lei qui. Abbiamo parlato sia della sua ricerca, lei si occupa di microbi in ambienti chiusi e di studiare se c'è un meccanismo di invecchiamento intrinseco nelle cellule anche in assenza di elementi patogeni, insomma una ricerca completamente diversa ma molto interessante. E quindi si è discusso di metodo scientifico, di similitudini e differenze tra campi diversi e cose di questo genere. Quindi poi abbiamo parlato di materia oscura, ovviamente abbiamo girato al Gran Sasso, e poi io sono andato invece a Bruxelles, abbiamo girato lì ad agosto nel laboratorio di Axel Clermans, che è uno psicologo cognitivo di cui io non sapevo nulla di questo campo, infatti ho avuto il piacere di farmi stupire dalla ricerca che svolgono in questo laboratorio. È un laboratorio molto bello, si occupano di stabilire
dire, di definire e di studiare il concetto di consciousness, quindi di autocoscienza della mente. Per esempio, la cosa più divertente che mi hanno fatto fare, che si vede molto bene nel film, mi hanno messo un casco da elettroencefalogramma e hanno fatto un piccolo training di una rete neurale software per far muovere una mano robot. Il software ha imparato lo schema mentale elettrico che corrisponde a quel tipo di movimento, dopodiché sono riuscito a muovere la mano utilizzando solo il pensiero, sostanzialmente, che è una cosa che per un nerd come me è una cosa divertentissima da fare. Poi ho passato lì la settimana, perché poi mi giocavano, mi scambiavano le dita, dovevo riuscire a prendere le chiavi scambiandomi l'impulso del pollice con quello del mignolo. Questo in realtà non è solo un gioco, il suo concetto sta nel fatto che la consciousness è dovuta al feedback che noi riceviamo dall'ambiente esterno. Quindi noi nei primi istanti di vita abbiamo imparato che un certo schema elettrico, che è l'unico modo che ha il nostro cervello di uscire verso l'ambiente esterno, corrisponde a una certa azione e a una certa reazione. Quindi c'è stato un processo cognitivo nelle prime fasi della nostra vita, e quindi loro provano a dire: ok, adesso questo te lo cancello, imparane uno nuovo, che è quello che deve fare una persona amputata per imparare un nuovo arto, per esempio. E quindi insomma, stanno su queste cose qui. Molto divertente, molto bello, molto interessante. Dov'è che si vede? Allora, in questo momento è nei cinema negli Stati Uniti, nelle sale delle città principali. Non credo che avrà una distribuzione in sala italiana, a meno che noi non riusciamo a organizzare delle proiezioni speciali, cosa su cui stiamo lavorando. Ce ne sarà probabilmente una a Milano e una al Gran Sasso, una a Pavia la notte dei ricercatori a fine 28 settembre, mi sembra. E ne stiamo provando un po' anche col Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, però saranno singoli eventi. E esce su Netflix ad agosto, quindi per gli utenti Netflix sarà disponibile in streaming. Perfetto, grazie mille, salutiamo gli ascoltatori di Scientificast. Grazie a voi, arrivederci. Ciao. Eccoci al termine di questa puntata, io spero per voi che stiate partendo per le ferie come me e come Giorgio, a quanto ho capito. Sì, siamo qui già col costume. Col costume, praticamente l'infradito. Benissimo, io devo solo ringraziare a questo punto i nostri patroni che permettono a Scientificast di andare avanti settimana dopo settimana, mese dopo mese. In particolare questa settimana ringraziamo Francesca Mele, nuova diciamo addition ai nostri patroni e anche alla pagina Telegram della nostra associazione. Grazie Francesca, e voi continuate insomma a sostenerci, a seguirci. E potete anche sostenerci facendoci le domande, come abbiamo detto prima. I modi sono tra i più disparati. Potete scrivere alla nostra email info@scientificast.it, i vari social network, Twitter, che sta andando molto molto bene, come diceva Giuliana settimana scorsa. Abbiamo anche grosse coincidenze. Coincidenze quasi da apocalisse, quindi vabbè, esatto, tutto normale. E il contatto è ovviamente @scientificast, ci trovate lì, se no su Facebook e piano piano su Instagram, forse Google Plus cioè abbiamo ancora qualcosa, ma penso che gli altri non ce l'abbiano, quindi cioè saremo solo noi su Google Plus, quindi è molto probabile, però sì, ogni tanto mettiamo qualcosa anche lì. Instagram io ci credo che durante queste vacanze riuscirò a fare un po' di foto e metterle su, poi vediamo. Se avete delle foto interessanti mandatecele e dateci il permesso e magari le mettiamo anche su Instagram, che è un social network che ultimamente io apprezzo tantissimo, perché ci sono tante foto e poche rotture di scatole e poche parole, la gente parla poche meno. Parole, sì, guardi solo le figure, io ho bisogno di guardare solo le figure ultimamente. Invece voi potete parlare, perché potete mandarci gli audio anche al cellulare, forse baracca, nel senso che stanno provando a riesumarlo, nel dubbio. Sì, lo stanno resuscitando. Vi lascio, il numero è 389-259-6538. Se volete mandate un WhatsApp, altrimenti sempre su WhatsApp un audio. Per il canale Telegram l'ha già detto Paolo. Se riusciamo a resuscitare il telefono baracca, insomma, riceviamo i vostri messaggi, altrimenti li riceverà qualcun altro. E magari questo qualcun altro vi risponderà. Chi lo sa?
Bene, è tutto. Grazie mille, ragazzi, e a presto. A presto. Ciao ciao.